Adesso si proverà per la quarta volta per vedere. Allora, avete domande? Ce n'è una qua in sospeso. E altre? Allora, la questione è perché ci vuole un solo arco di richiesta. Prendiamo questo caso. Ok? Quando si libera la risorsa in alto, a chi la diamo? Proviamo di darla al nodo di sinistra. Si libera la risorsa in basso, la diamo al nodo di destra e abbiamo detto. Se invece quando si libera la risorsa in alto la diamo a quello di sinistra, quando si libera la risorsa in basso la diamo a quello di sinistra, non abbiamo detto. Ok? Quindi non è più. In alternativa ci sono due diverse definizioni da mettere in alternativa. Una è quella: ammettiamo un solo arco di richiesta, cioè non ammettiamo questo tipo di grafo. Quindi questo rende tutto il meccanismo funzionante così il CNOT dice che c'è dentro con noi immediatamente. Alternativamente, un'altra definizione che si può dare è: ammettiamo le più richieste, ma non cambiamo la definizione. Vi ricordate che io vi ho detto sempre: quando c'è una risorsa libera, la assegniamo a un processo facente richiesta? No? Facciamo gli assegnamenti solo a quei processi che possono vedere soddisfatto totalmente le loro richieste, non una alla volta, tutte. Quindi, quando rilascio questa risorsa, non la assegno a uno dei due, la lascio libera, perché nessuno dei processi che la richiede può essere totalmente soddisfatto. Sì, arrivo subito. In questo caso non dovrebbe essere salvation, perché se uno ha... Vero, assolutamente sì, assolutamente sì. È per quello che si mette una sola richiesta, che così evitiamo anche quello. Però dal punto di vista del deadlock è un po' quello che fa il banchiere, che quando voi chiedete tre di mutui del valuto, tre di queste, due di queste, non vi dà tre di queste però non due di quell'altro, o vi dà tutte le cose che avete chiesto o non ve ne dà alcuna. Ok? Quindi l'altra cosa, però attenzione, ho voluto dirvelo ma temo che facciate casino. Sono due cose separate. La definizione che diamo, che è coerente, è una sola richiesta in sospeso. Possono essere anche più risorse dello stesso tipo, per cui gliele date tutte se sono disponibili, ma una sola richiesta in sospeso. Anche con le più risorse di un solo tipo abbiamo starvation. Uno ne chiede 20, arriva sempre quello che ne chiede 10 e lascia 10. Ok? E quindi finiamo il discorso A, che è coerente. Cosa alternativa? Quindi riprendiamo da zero, puliamo la lavagna e diciamo: allora, invece che questo, ammettiamo più richieste, ma allora dobbiamo chiedere che le risorse vengano assegnate solo quando i processi possono soddisfare contemporaneamente tutte le richieste. Per detto, nostra. Ok? Soddisfatto? Sì. Ok. Poi avrei un'altra domanda. Prego. Cioè, abbiamo visto un
che vengono facendo esercizi, che più vengono la dimensione del working set, cioè questo visto empiricamente, ottimale era quella che più o meno coincideva con la dimensione delle pagine memorizzabili di memoria. Questa è stata la mia impressione. Working set. No, allora. La, quando scalcolo il working set, cioè dimensione o dimensione della finestra? Perché finestra. Della finestra. La dimensione della finestra non deve essere, non è correlata a quanta memoria avete, ma è correlata a quante richieste si fanno in media nel tempo in cui si riesce a recuperare una pagina da 10. Perché? Perché se la starvation, quando un processo si addormenta perché gli manca una pagina, quando gli risveglia, quando si risveglia, gli manca un'altra pagina. Ok? Allora, se io clicco, ma per una vita di un millisecondo mi servono 20 pagine, 100 pagine, per un'altra, per una vita di un millisecondo mi servono altre 20 pagine, faccio la somma di tutti, la somma delle pagine è minore del numero dei frame che ho, allora sono tranquillo che questo processo, di solito nella maggior parte dei casi, si addormenta chiedendo una pagina e si risveglia che normalmente ha tutte le pagine che gli servono, perché gli ho lasciato uno spazio in memoria sufficiente per mantenere le sue pagine. È quello il concetto di working set. Ok? È chiaro così? Sì, certo. Forse ho risposto male alla domanda, non lo so. Cioè, io intendevo, il working set, no, serve per controllare quando il sistema va in tracking. Sì. Per avere una risposta ottimale dell'algoritmo, cioè, si può utilizzare ampliando o diminuendo la dimensione della finestra entro la quale calcolare il working set. Di solito l'ampiezza della finestra è fissa, no? È quello il problema. Non è che uno cambia, perché non ottimizzi nulla se cambia l'ampiezza del working set. Cambiando l'ambiente del working set, se uno prende il working set troppo piccolo o se lo prende troppo grande, non è che migliori il funzionamento del sistema. Se lo prende troppo piccolo, ci saranno dei passi negativi, cioè il sistema andrà avanti dicendo non so tre, non so tre, che si pianta. Se lo prendi troppo grande, grida lupo a lupo, dice tre, fermate qualcosa, invece in realtà potrebbe fare altre cose. Quindi non è un problema di ottimizzare. L'ottimizzazione della finestra si fa in base a vedere quanti falsi positivi e falsi negativi dall'algoritmo. Non è un problema di efficienza poi in termini, perché non ha niente a che vedere con gli algoritmi di impiantamento, che lavorano indipendentemente per conto loro. Ok? Sì. C'è ancora una domanda che mi è arrivata sul mio, ovviamente, non mi ricordo. Qualcuno, quella relativa agli esercizi in cui contemporaneamente finisce, che ne so, un pen slicer e finisce un input output. Poi calcolando un table nello stesso istante finisce il pen slicer e finisce l'input output. Allora, il primo pensiero è tutta un'astrazione didattica. Perché quando facciamo gli scheduler, noi scriviamo quello impiega 2 millisecondi, quell'altro 3 millisecondi, ma ovviamente se prendete un sistema reale, ad un certo punto gli interrupt arrivano uno prima o dopo, non arrivano mai esattamente contemporaneamente. Ok? La risposta didattica è fate un'assunzione e fatela coerente. In questi casi non è che io abbia la soluzione dell'esercizio corretta e tutte le altre sono sbagliate. Se uno fa l'ipotesi che nel suo sistema di far arrivare che incarica contemporaneità a priorità il timer, fa quella funzione e l'applica per tutto l'esercizio.
un altro invece lo proiettavo al disco e l'applica su tutto l'esercizio. Scrive di fianco, applico questa assunzione e io considererò valido tanto l'esercizio di tipo A quanto quello di tipo B. Ok? L'importante è che lo studente si sia posto il problema, cioè non abbia fatto così tanto quello che capita là, ma che mi abbia spiegato che ha preso una decisione. Ok? Se dovessi dare un ordine di priorità si può anche ragionare su questa cosa, anche se è un caso talmente sporadico, la contemporaneità che è assoluta, che... però forse è meglio dare priorità all'input output, perché sennò si date priorità all'input output, gestite, mettete in coda, fate quello che dovete fare e poi chiamate lo scheduler. Se date priorità all'input time, fate partire lo scheduler, attivate il processo, che se non si deve richiamare perché c'è un altro interesse in sospeso, no? Però non muore nessuno per queste cose. Altre domande? Ah, ieri ho dato un'occhiata a UW, divertente, è quello autore di UW? No. Ah, dai. Molto, molto divertente, l'ha anche fatto evolvere con la versione per MacBook, ho visto. Sì, è solo la finestra ridimensionata. Ok. Allora, crittografia. Abbiamo già parlato di Kertos, del trattato della crittografia militare, del fatto che la sicurezza di un algoritmo di crittografia dipende dalla segretezza delle chiavi e non dalla segretezza del metodo. Perché se fate basare la sicurezza sulla segretezza del metodo, se il metodo viene scoperto, tutte le comunicazioni che si basano su quel metodo di crittografia, se il metodo viene scoperto e basta conoscere il metodo per renderlo sicuro, tutte le comunicazioni basate su quel metodo di crittografia sono aperte, non sono più sicure. E vi dicevo, la crittografia è una scienza molto antica e molte sono state le vittime nella storia della crittografia. Anche Giulio Cesare usava metodi di crittografia ma molto elementari, visto il giorno dopo si basavano sulla sostituzione delle lettere, come vi ho detto. Sono meccanismi che si applicano con la criptoanalisi, questa banale, basta solo misurare la frequenza delle lettere e da lì, con un po' di ipotesi, trovare. È vero che in teoria ci sono alfabeto latino 21, alfabeto inglese 25 fattoriali per mutazioni. Ma è facile avere delle evidenze per restringere il campo di indagine. Ricordatevi questo tutorial dopo. Cosa sono le funzioni a senso unico? Sono funzioni biiettive, cioè iniettive e suriettive, che sono relativamente facili da calcolare. Se sono biiettive hanno una funzione inversa. Bene, la funzione inversa deve essere computazionalmente ardua da calcolare. Come si fa a fare queste cose? C'è stato un famoso autore in un libro che si intitola La strada che porta al domani, che ha fatto ritirare per questo la prima edizione del libro da commercio, che ha detto che le funzioni, queste funzioni sono difficili perché si basano
sulla fattorizzazione di numeri primi molto grandi. Ora, la fattorizzazione di numeri primi molto grandi è ovviamente molto facile, perché un numero primo molto grande ha due soli fattori impropri, l'uno e se stesso. Bisogna spiegare che non era così, ma che si tratta della fattorizzazione di numeri molto grandi prodotti di primi molto grandi. Allora l'unico modo che avete per andare a trovare è andare a scandire per trovare dove sono questi primi che moltiplicati insieme hanno un numero molto grande. Ok? E questo è difficile, perché sapete, i primi sono abbastanza sfuggenti come numeri, sapete che non sono neanche uniformemente distribuiti, ci sono dei buchi enormi nei primi. Pensate ad esempio, dopo 100 fattoriale, che un numero non è grande, ok, quindi vi ricordo che 100 per 99 100 fattoriale più 1 non so cosa sia, ma 100 fattoriale più 2 divisibile per 2, 100 fattoriale più 3 divisibile per 3, 100 fattoriale più 4 divisibile per 4, e dopo ci sono 99 buchi senza neanche un primo, perché non ci possono essere. Quindi pensate che strana distribuzione che hanno i primi. Non sicuramente, posto che P sia diverso da NP come tutti crediamo, e non lo sappiamo per ora, non lo sapremo forse mai, però rimane lì e lo prendiamo come assurdo, noi non ci riusciamo a trovare a fattorizzare in tempi che non siano brute force e quindi ardue. Come sono fatte queste funzioni? Tendono a mescolare i bit in modo molto complesso e dopo le vediamo come sono fatte. Poi ci sono le scuole di pensiero, funzioni ellittiche, altre funzioni. È importante che abbiano questa proprietà. La prima crittografia è la crittografia a chiave privata o chiave segreta. Esiste un'unica chiave che serve sia per crittare sia per decrittare i messaggi. In realtà questa, se lo vogliamo spiegare per bene, non è una crittografia. Vi parlo strano? Ma no, perché praticamente abbiamo semplicemente cambiato la dimensione del segreto. Abbiamo un segreto grosso e invece ci troviamo con un segreto più piccolino, che è la chiave. Ma di fatto non è che abbiamo creato uno strumento per comunicare. Poi come te la passi la chiave segreta? Cosa usi? Un'altra crittografia a chiave privata? No. Devi avere un modo fuori dal gioco per passare la chiave. Ok? Storicamente sono i primi, svantaggi questi, vantaggi, e vediamo che ce n'è un altro metodo di crittografia a chiave pubblica o a doppia chiave che risolverà questo problema, ma gli algoritmi che oggi usiamo a chiave pubblica sono molto più lenti di questi a chiave privata. Allora vediamo se siete già arrivati alla conclusione. Perché si usano ancora quelle a chiave privata? Esattamente. Cioè, prima si fa una comunicazione con la chiave pubblica, ma con la chiave pubblica ci si accorta su una chiave privata random generata a caso in quel momento. E quindi si usa il meccanismo a chiave pubblica per stabilire una chiave privata e dopo si parla con la chiave privata. E a quel punto siamo la velocità della chiave privata e la sicurezza della chiave pubblica. Ok? Quindi vengono solo usati tutte e due insieme in questo modo.
Ok. Con la chiave pubblica esistono due chiavi, una chiave pubblica e una chiave privata. A me piace sempre spiegarlo in questo modo. È naif ma rende l'idea. Per comunicare, pensate di avere una serie di lucchetti attaccati tipo portachiavi, con questo sopra, questi sono i lucchetti di tizio. Se voi volete parlare con tizio, mettete in un contenitore, pensate, per tizio, prendete un lucchetto dalla parete e chiudete questa scatola. Il risultato è che solo tizio, che ha la chiave, riuscirà ad aprire questo lucchetto e guardare. Quindi le due chiavi dovete pensare come il lucchetto e la chiave. Ok? La chiave, quindi si usa la chiave pubblica per criptare i dati. Una volta criptati i dati con la chiave pubblica, l'unico modo per riportare i dati in chiaro è utilizzare l'algoritmo di decrittazione con la corrispondente chiave privata. Occorrono delle accortezze, ovviamente la chiave privata deve essere veramente privata, segreta e chiusa, e a prova di effrazione. Seconda cosa, non solo cioè deve essere altro tirare fuori i messaggi in chiaro a quello pensato, ma deve essere anche altro. Quando io dico altro vuol dire con complessità computazionale, talmente alto da dover usare solo brute force. Ricostruire una chiave dall'altra, anche questo dovete garantire. Perché se no, se risulta, se anche fa un bel algoritmo, ma poi da una chiave si riesce a ricostruire l'altra, il meccanismo salta. Prego. C'era una domanda che mi ha fatto sulla chiave pubblica. Va bene, allora la chiave privata, come diceva, come faccio poi con la chiave privata, perché se dopo l'anno con un'altra persona è comunque in grado di stare testando. Allora diciamo la trasmetto con la chiave pubblica. Il fatto che sia pubblica fino a un punto, cioè voglio dire, se il destinatario ha questa chiave pubblica con cui può decrittare il messaggio, trovare la chiave privata, quindi da quel momento in poi lavorare con la chiave privata, che è comunicativamente meno costosa, ok, ma questa chiave pubblica, cosa vuol dire questo pubblica? Cioè, pubblica, che la mia chiave pubblica la trovate nella mia pagina web. Esiste un altro problema portato. Comunque, chiave pubblica. Io la mia chiave pubblica è sul mio sito web, è messo in tanti altri posti, per esempio, è in un repository, adesso ce l'ho anche firmata personalmente da Richard Stallman, la devo andare a mettere per indicare che sono veramente io. Dopo vi spiego il problema dell'autenticazione. Però, c'è l'altro problema di dire quella chiave pubblica è veramente di tizio, ma posto che questo vedremo come si risolve, se è vero, io non ho dubbi sul fatto che qualcuno mi ha letto la chiave pubblica, adesso io la mia sicurezza, perché è pubblica. La mia chiave privata invece è registrata anche su questa macchina qua, su quella casa, però è a sua volta criptata sulla disk, cioè, ma non c'è la chiave privata in chiaro su disk. Come per esempio la smart card che uso per firmare gli esami ha dentro una chiave privata che non so neanche io, la so solo l'ente certificatore, ed è criptata, e caso non la tira mai fuori. Perché c'è un processore sulla smart card, riceve il dato, chiede a me un PIN per dire mi autorizzo a usare la tua chiave privata,
io con un solo autorizzo salvo la mia chiave privata e dentro l'attacco viene eseguito la criptografia e o cripto o non cripto oppure conferma se semplicemente una firma che sia coerente di dato. Fine del fatto. Quindi pubblica vuol dire veramente pubblica che potete da il fatto che ci sia il lucchetto da parente non fa in modo che qualcuno possa leggere il messaggio chiuso nello screen. Se ho rotto un lucchetto, buonanotte, abbiamo perso il lucchetto, non abbiamo violato la sicurezza. Ok? Se il discorso bisogna funzionare tutti i capire come può essere utilizzata per la criptografia un'informazione che è comunque a disposizione di tutti, quindi dopo lo vediamo destinatario quando le altre persone che invece sì, ma se io cripto con la chiave pubblica, Fred mi manda un messaggio che cresce con la mia chiave pubblica, ottiene una stringa di bit che io non sono più in grado di lei non è più in grado di lei di far portare chiaro né nessun altro forse io, perché io ho la chiave privata. Quindi quindi comunque la chiave è entrata in gioco, comunque una chiave privata. Attenzione, allora facciamo una cosa. Siccome c'è il problema che la fotografia che è pubblica ha le due chiavi, la fotografia che è privata ne ha una sola, e quando parliamo di fotografia che è pubblica c'è la chiave pubblica e la chiave privata, si fa casino. Allora diciamo così. Nella fotografia a singola chiave c'è solo la chiave, una chiave segreta. Nella criptografia a doppia chiave ci sono due chiavi, una che si chiama pubblica e una che si chiama privata, che non c'entra niente con la chiave dell'altro metodo, sono due metodi completamente distinti, sono due algoritmi diversi. Allora, usando quello a doppia chiave, se uno cripta con la chiave pubblica, chi vuole prendere, se uno vuole avere il dato in chiaro, l'unico modo che ha a disposizione è di possedere la chiave privata corrispondente. Quindi per non fare casino, invece di il mondo li chiama a chiave privata, chiave pubblica, chiamiamole a singola chiave, doppia chiave. Crittografia, security by obscurity è demenziale. Oggi l'algoritmo considerato più sicuro è OpenSSL. L'ho detto la parola, il codice è aperto, libero, tutti leggono il codice, ma c'è un investimento così alto di ricchezza collegata alla sicurezza del terzo metodo che appena c'è il sentore che ci sia un pericolo in tempi veramente bassissimi viene trovato una patch pubblicizzata la patch. Ragazzi, ci sono tantissime persone che hanno la sicurezza, hanno interesse che questo metodo rimanga sicuro e applicano esattamente Kerberos. Ok? L'algoritmo può essere pubblico, maggior numero di persone può analizzare i comportamenti e individuare problemi. La crittografia a singola chiave, il metodo più, uno dei metodi più utilizzati è il DES, Data Encryption Standard, è un algoritmo a singola chiave. Come funziona? Funziona così. Questa è la definizione originaria, si usava per criptare dati lì c'è un errore nel lucido dati a 64 bit con una chiave a 56 bit. E come funziona? Funziona in questo modo. Vedete che c'è una one way function lì. C'è una one way function, una di quelle funzioni lì bigliettive ma difficilmente invertibili. Allora, si prende un dato di 64 bit.
prendete due parti, una parte del 32 la chiamate L e una parte la chiamate R, left right, come i canali dello stereo. A questo punto cosa fate? Voi avete qua la chiave da parte, dite che L1 è L0. Intanto dite, ma così metà di mente non li ho pensati. Calma, è vero per questo passo. E qua che cosa mettete? Qua mettete Zor tra questo, quindi L0, e la one-way function della chiave R0. Questa cosa la ripetete 16 volte, direi. 16 volte. Allora, stavolta cosa fate? Qui mettete questo che avete chiamato R1. Quindi L2 uguale a R1, e qua fa di nuovo Zor fa L1 e la one way function K L1 e così via per 16 volte. Bello, simpatico. E come lo si decretta questo? Beh, non è poi tanto difficile decretarlo. Poniamo, per semplicità, poniamo solo di fare due passi. Poi ovviamente se sono 16 farete questo procedimento 16 passi. Allora, ok, allora guardiamo qua, abbiamo questo lato L2 uguale R1. Intanto possiamo già dire che possiamo andare al corso e abbiamo calcolato R1, ok? Quello l'abbiamo già calcolato. A questo, in questo punto dobbiamo trovare come calcolare L1. Però questa parte qua la possiamo calcolare anche quando verifichiamo, perché R1 ce l'abbiamo adesso. Quindi calcoliamo one way function, calcoliamo qua a parte one way function di KR1. Notate che non lo sto facendo l'inverso, sto calcolando la stessa funzione dal lato giusto. Ma se io ho che R2, lasciatemelo scrivere così, è uguale a L1 sopra one way function KR1, per la proprietà dello Zor è anche vero che L1 è uguale a R2 Zor one way function KR1, la crocetta della proprietà, e che non so potete fare questo gioco. Perfetto, allora io R2 ce l'ho, questo ho potuto calcolare, faccio lo Zor e trovo L1. E così vado su a ritroso per 16 volte fino a trovare il dato originario.
c'è sete? Gli è chiara quella proprietà? Ah, semplicemente in ultima analisi fate la tabellina di A B A con B 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0. Ok? Quindi questo sì. Quindi se C è uguale ad A su B, è vero che A uguale a C su B? Andiamo a vedere, facciamo C su B. Quindi se che c'è 0 quando sono uguali a bit, 1 se sono diversi, uguale 0, diverso, uguale 0, diverso 1, diverso 1, tra l'altro proprio per iscrizione. Va bene? Allora, non so che cosa scrivo, ma quindi questo è lo solo. La wave function può essere facile da calcolare e quindi quelle operazioni sono degli XOR, quindi si va veloci parecchio. Posso raccontare un episodio? Quando Baborgo venne dagli Stati Uniti per lavorare qua in Italia, si portò dagli Stati Uniti una Spark Station, una macchina workstation di allora. Poi ne comperammo un'altra qua e avevamo dei guai a fare con gli altri tipi di fotografia, perché alcune cose con la fotografia sulla macchina di Baborgo funzionavano, sulla mia no. Alla fine abbiamo scoperto che allora il DES era considerato tecnologia militare, e quindi lui l'aveva portata e il dogano non se ne era accorto, c'era nel senso il cifato per fare DES. Allora io avevo accorto il cifato perché non si poteva esportare dagli Stati Uniti, però la sua riposta era viaggiare, quindi la mia era solo più piano, perché era lo stesso capo, invece di farlo in hardware lo faceva in software, ma come software poteva viaggiare, come hardware no. Misteri della dogana americana. La sapete che si fanno con invece con l'algoritmo quello per il DCSS, che non si può non può varcare la frontiera degli Stati Uniti, e la gente certo vanno con l'algoritmo stampato sulle magliette, arrivano con codici di codice a barre con l'algoritmo, tutto come sera per far vedere che sono leggi che non valgono più nulla. Ok, il pensiero non si può fermare, il software è pensiero. Allora, torniamo al nostro testo. Qui c'è un problema fondamentale: la chiave ha 56 bit, che per quando ho fatto testo è un numero credibile. Ricordatevi che questa roba si attacca per brute force. 56 bit in brute force non sono poi tanti, perché quanto è 56 bit? Ricordatevi sempre che 2 alla 10 dell'ordine di 10 alla terza, quindi 2 alla 56, 2 alla 50 è dell'ordine di 10 alla terza alla quinta. 10 dalla terza alla quinta, che qua fa? Contate, kilo, mega, giga, tera, ezzo. Quindi dell'ordine dei milioni di miliardi di tentativi, che non sono poi tantissimi, se uno prende una macchina un po' parallela. Allora bisognava creare DES in maniera da avere una chiave più lunga.
Non so se c'è nel lucido dopo, quello che si usa oggi, niente, questo è RSA, quello che si usa oggi è quello che viene chiamato Freebase. L'ho trovato scritto come 3DES. Cosa si scrive? E come funziona 3DES? Prendete una chiave da 112, doppio da 56, 112 bit, e la dividete in due sottochiavi da 56, e a questo punto fate encrypt con K1X, decrypt con K2 questo, encrypt con K1 questo. Ok, quindi fate, criptate, prendete il dato, lo criptate con K1, lo decriptate con K2, lo decriptate con K1. Questo è il 3DS. Uno dice, ma perché si inventa? Devo fare un casino così. Perché adesso molto spesso, oggi anche fuori dall'America, è fatto in hard, e l'idea era che volevano un circuito capace di fare contemporaneamente il DS e il 3DS. Prendete questo algoritmo e applicatelo con K1 uguale K2 e scoprite che questa operazione cancella quella e diventa una crittografia semplice DES. Ok, quindi con un solo meccanismo riescono a fare la crittografia a 112 bit e quella a 56 bit. Ok, questo è 3DES. Invece questo è l'altro algoritmo, quello che prendiamo campione, ci sono altri, ma prendiamo campione per quelli a chiave, a doppia chiave. Anche perché è molto interessante questo ed è molto usato. RSA, il primo sono i tre nomi, Rivers. Mi sono scordato i nomi, però vengono scelti due numeri primi molto grandi, almeno 100 cifre. Esistono degli algoritmi per cercare i numeri primi, cominciano dai numeri casuali, cioè che sono primi vanno abbastanza bene, però sono pesanti, cioè generare una chiave non è una cosa banale, però è una un corso che spendete solo quando volete una chiave nuova, non ogni, per ogni comunicazione. Si chiami N il prodotto e poi bisogna trovare un valore D in modo che sia primo con la moltiplicazione di P-1 per Q-1. E se è l'inverso moltiplicativo modulo. Non vi sto a fare la dimostrazione, però fatto questo, la crittografia e la decrittografia si fanno in questo modo. Non si legge bene, prendete il messaggio, elevatelo all'esponente E modulo N. E poi per decrittare prendete il messaggio crittato elevato dall'esponente D modulo N e ritrovate il messaggio originale per un mirabolante teorema della teoria dei numeri primi. La prima cosa che si nota è quell'altro faceva degli XOR, questo fa degli elevamenti a potenza con degli esponenti di 100 cifre decimali. Quando adesso vi capiterà per SSH, per dire quanto lo vuoi grande la chiave, va, dammi 512 bit, 1024 bit, quindi è l'aumento dell'esponente. Ora pensate, facciamo una bella elevamento potenza per un numero di 1024 bit.
non è così male, non è così, non è che quello, non pensiate che ricomincio a fare un loop di moltiplicazioni per il numero di modi che ha scritto nell'esponente, perché ci sono algoritmi che vanno con la lunghezza dell'esponente, lineare sulla lunghezza dell'esponente. Semplicemente la tecnica è questa. Proviamo di voler fare un numero x alla 21, ok? Che pari a quello in base 2, quindi è uguale a x alla 16 per x alla 4 per x, ok? Praticamente che cosa si fa? Si fa un loop, si prende x, se il bit meno significativo è 1, quindi si fa l'XOR, si parte con un accumulatore moltiplicativo a cui si dà valore iniziale 1, se il bit meno significativo è 1 si moltiplica il valore nel risultato. A questo punto si shifta questo a destra e si fa il quadrato della base e si continua. Il bit meno significativo è 1? Se sì, si moltiplica, se no no, si fa shift e si fa il quadrato della base e così via. Altro problema: ma se io prendo un numero e lo elevo a un esponente a 1024 bit, ma quanto viene grosso il risultato? Però è mod n. A per b mod n è uguale ad a mod n per b mod n. Quindi a ogni passo io posso, sia nel fare il quadrato della base, sia nel fare la moltiplicazione, ridurmi a modulo n. Quindi faccio l'operazione, poi mi riduco al modulo n, in modo da non avere, avrò al massimo il doppio di bit della base, perché facendo il quadrato moltiplicando due fattori ho il doppio di bit. Ok, quindi è pesantino, molto più pesante del DES, ma affrontabile, non è che andiamo con complessità. Ok, tra l'altro questa proprietà, questo metodo ha un effetto collaterale molto simpatico. Se voi fate x elevato a elevato alla b, ok? Questo è uguale x elevato alla b elevato alla a, o no? E che praticamente in una parte modulo quello che facciamo qua. Per criptare noi prendiamo il messaggio e lo esponenziamo a e modulo n, però il modulo si può anche pensare eliminato per la proprietà che l'ho detto prima. E poi prendiamo questo, lo vedete, lo mettiamo al posto di c, quindi qua c'è scritto m elevato alla e elevato alla d. Ma allora, se io prendo un dato e lo cripto con la mia chiave segreta, chiunque ha la mia chiave pubblica lo può decriptare, no? Perché lo uso il meccanismo al contrario. Ma cosa viene fatto nel decriptare un dato con la mia chiave segreta? Io prendo un dato, lo cripto, lo faccio spesso, lo cripto con la mia chiave segreta
e poi lo rendo pubblico. Che proprietà ho dato? Che l'unica persona al mondo che lo può aver scritto sono io. Se volesse che c'è, che quella sarebbe chiara pubblica, non c'è nessun altro che poteva creare quel dato che venisse decriptato bene con la mia chiave pubblica. Quindi vuol dire che quel dato viene da qualcuno che era in grado di usare la mia chiave privata, cioè da me. Ok? Quindi, come effetto collaterale di questa criptografia, c'è la possibilità di certificare l'approvvigionamento. Ovviamente si possono combinare le cose. Se io voglio mandare un dato riservato firmato, lo cripto prima con la mia chiave segreta, poi con la chiave pubblica del destinatario. Il destinatario prima apre una busta esterna con la sua chiave segreta, quindi altri non lo potranno leggere, poi lo apre con la mia pubblica dicendo sì, questo lo leggo solo io ed è veramente proveniente da lui. Metodo molto potente. Sì. Una volta che lei ha fatto la computazione con la sua chiave privata, sì, e ha incapsulato il dato della sua firma digitale e l'ha inviata a qualcun altro, sì, io la ricevo, scapsulo, perché sono destinatario, prendo la sua firma digitale e poi posso inviare a qualcun altro fingendomi lei. No, calma. Allora, solo per quel messaggio, no? Come si fa? Quella, ci sono vari tipi di firma. Quella che di solito viene chiamata firma è questo: si prende il documento, si fa una somma crittografica, quindi 5 esce a 1, quindi un qualcosa che è un hash del documento, e quello lo faccio passare con la mia chiave privata. A quel punto lei prende il documento, si calcola la sua, lo può fare il documento indipendente da me, calcola la sua 1 o MD5. Prende quello che l'ho mandato io e lo riporto in chiaro con la mia chiave pubblica. Controlla 2, a quel punto quella parte non comincia a cercare un altro documento. Cioè, dovrebbe avere lo stesso essere, è andato molto 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 più. Sì, è vero, c'è il problema delle collisioni dell'MD5. Però, che ne so, SHA-1 è già considerato più robusto. Se poi lei riesce a trovare un buco nell'algoritmo di hash, è vero che lei può fare. Però ancora oggi è vero che MD5 ha trovato qualche collisione, però è vero teoricamente. Voi dovreste riuscire a costruire un documento che abbia senso compiuto e che abbia quella firma. Qualcuno ci è riuscito, quelli là che hanno fatto il sito web HTTPS in fasullo. Perché? Perché c'era una parte del dato che poteva essere buttato via, loro hanno messo la parte, diciamo, di sporco per far venire le cose in un riempitivo che poteva avere dati casuali. Però, cioè, siamo a dei livelli non. Ok, pensavo di dover vedere ancora qualcosa. Sì, lo riprendiamo fra un attimo. Però abbiamo risolto solo metà del problema di una comunicazione sicura, che è quello di far passare i dati in maniera sicura. Però il problema è: per avere una comunicazione sicura ci vuole sia la crittografia sia l'autenticazione, perché se no ci possono essere degli attacchi di identità. Cioè, voi, chi vi dice che quella chiave pubblica che voi sapete, avete sempre pensato fosse la mia chiave pubblica, sia veramente la mia chiave pubblica, e non ci sia stato in mezzo un birbantello che vi ha dato una chiave dicendo che è la mia chiave pubblica? Ok, quindi occorre un meccanismo per garantire che quella chiave pubblica sia veramente la chiave pubblica di una persona. E qui, vabbè, faccio una parentesi, ci sono varie metodologie,
o quella verticistica o quella democratica. Quella verticistica è, c'è un'autorità superiore in grado di dichiarare che questa è solo la chiave privata. Come? Tutti sanno la chiave pubblica dell'ente certificatore, e a quel punto l'ente certificatore mi firma la chiave pubblica della persona con cui sto parlando, quindi quello si fa garante. È un po' come il documento di identità. Perché viene pensato che sia autentico? Perché viene lasciato da un'istituzione pubblica e si sposta la credibilità del documento alla credibilità dell'istituzione. Se ci fosse un'istituzione che è risaputa che dà dei documenti falsi, ovviamente nessuno prenderebbe più in considerazione quel documento. Oppure non è solo metodo, esistono anche metodi democratici. Cioè, voi sapete la teoria dei mondi piccoli? Perché tutti ci conosciamo in questo pianeta con 6 hop di conoscenza. A questo punto, se io garantisco l'identità dei miei amici perché le conosco, ognuno dei miei amici garantisce i suoi, è possibile ricostruire uno o più percorsi per sapere se quella chiave pubblica è veramente la chiave pubblica, perché si creano delle catene di riconoscimenti, e quindi si possono fare dei meccanismi di autenticazione basati su questo. Se andate al POSEM, ogni tanto fanno chi si sa in parte. Cioè, le persone si trovano con una, ognuno ha almeno un paio di documenti di identità, carta di credito per far vedere che lui, e si passano dei fogliettini con la coda crittografica della chiave pubblica, in modo che facendo così si aumenta questo database di conoscenza reciproca e si creano dei meccanismi che non hanno bisogno di un'autorità superiore per certificare le comunicazioni. Ricordatevi sempre, indipendenza anche dal punto di vista economico nelle aziende, per tutti i sistemi, vuol dire mancanza di ricatti anche di tipo culturale, politico, sociale ed economico, ok? E si fa anche con questo. Perché uno fa un attacco? Perché vengono attaccati i sistemi? Ma ci sono tanti motivi perché i sistemi vengono attaccati. Per crimine, quindi c'è un obiettivo specifico, per motivazione finanziaria, oppure motivazione politica. Quanti defacement dei siti web vengono fatti per motivazione politica o per motivazione di protesta? Divertimento, ci sono persone che si divertono a vedere come sono incompetenti i gestori in giro per il mondo in questo modo. È ovviamente non consentito. Ci possono essere attacchi attivi o attacchi passivi. L'abbiamo visto anche quando vedevamo, vi ricordate, integrità, continuità di servizio e riservatezza. Gli attacchi alla riservatezza si possono fare benissimo in forma passiva, ok? Se andate in un aeroporto che usano il wifi non protetto con il cacchio in porta, perché non gliene frega niente a loro dei vostri dati, vi interessa solo che paghiate la connessione a rete, se mettete un Wireshark potreste tecnicamente, non legalmente, prendere tantissimi dati riservati, perché gli utenti sono veramente incompetenti in materia di sicurezza. Intanto potete tecnicamente, non legalmente, guardare tutte le navigazioni che fanno, vedere se sono interessati a siti del tipo A o tipo B, ok? Per metodologia ci sono attacchi interni o attacchi esterni. Gli attacchi interni significano che vengono dall'interno della vostra organizzazione. Sono tanti. Molto spesso è il personale di un'azienda, è
con le persone accreditate che vanno oltre quelle che sono le loro responsabilità, i loro limiti di funzione. Ma gli attacchi interni possono anche seguire un attacco esterno precedente. Per esempio, l'utente poco avveduto si collega al wifi dell'aeroporto e lì fa una piccola porcheria, che il sistema ovviamente è un sistema che usa un attacco scarsamente protetto, va a casa e ha un file di quelli cattivissimi così. Ma a quel punto la comunicazione può partire dall'interno, perché controlla che dall'esterno non ci siano dei contatti verso l'interno. Ma se una volta quella roba è a bordo del sistema, è collegata dall'interno e fa una richiesta forse tarda fuori, e quindi si comporta come a fare un browser, a quel punto la rete può comunicare con il suo interlocutore esterno senza problemi, perché Firewall controlla dall'esterno all'interno, non dall'interno all'esterno. Ok? Poi attacchi esterni invece avvengono tramite le interfacce di comunicazione con l'esterno, tramite rete, ma anche, questo è stato l'errore storico dei sistemi operativi, attraverso un computer, ma anche tramite il blocco di rete, tutto quello che volete. Tutte le volte che viene consentita l'esecuzione, o addirittura peggio, viene automaticamente attivata l'esecuzione di codice, il vostro sistema è in pericolo, è in particolare in pericolo. Quello insieme ai dati accessibile dal codice in esecuzione. Ok? Quindi se avete un sistema molto utente serio, a meno di trovare un buco nel sistema, se il vostro utente è poco avveduto, poco interesse sulla sicurezza, e quindi prende e esegue ogni singolo codice che gli è disponibile, mette in pericolo tutti i dati che sono accessibili e visibili da un utente. Ok? Questo lo dovete fare anche per voi stessi, quello che vi ho detto anche un'altra volta. Io tento di non usare software proprietario perché voglio vedere il software che eseguo, però anche a me capita, oltre a vedere YouTube, di vedere YouTube, e ho bisogno in attesa di HTML5, ho bisogno di quel cosiddetto Flash Player. Ma non mi fido di Flash Player, che cosa fa quello? Quello è codice che viene eseguito sulla mia macchina e accede a tutti i miei dati. Allora, quando voglio eseguire quello codice, io ho un altro utente che non accede alla mia home, lancio il browser come l'altro utente e non ho installato il Flash Player nel mio utente, ma ho installato solo per quell'altro. Quindi, in ultima analisi, quello riesce a vedere i dati di chiamare info test che è anche uso per testare tutte le cose proprietarie, e già quello vi dà un range di sicurezza molto superiore, perché non avete codice che non potete controllare, che è in esecuzione sulla vostra macchina. Quali sono gli obiettivi degli attaccanti? Acquisire una forma di controllo della macchina e, se possibile, acquisirne il controllo totale. Non è che se una macchina è stata violata ci siano degli effetti collaterali immediatamente visibili, anzi, molto spesso ci sono hacker che tendono ad avere parti di macchine violate a loro disposizione da usare come annotatori, oppure il giorno della fase di attacco da moltiplicatori di attacco. Quindi
vi accorgerete che la macchina sta, se non fate il controllo, se non avete sotto controllo la situazione, vi accorgerete che la macchina è stata rivelata solo il giorno che verrà pesantemente utilizzata in un attacco coordinato. Nei sistemi multiutenti c'è la differenziazione fra utenti normali e superutenti. Quali sono gli elementi coinvolti? Attenzione che la sicurezza va fatta a tutti i livelli. Hardware. Se voi avete, non è un caso che nel forello i nostri altri server principali sia in un locale nei sotterranei di informatica e si ha il conteggio di tutti coloro che hanno le chiavi di quel locale. Una macchina non può essere sicura di stare in un corridoio. Avete mai pensato? Se voi prendete una macchina potete sempre spegnerla, tirare fuori dal disco, oppure in ultima analisi strumentarla in qualche maniera per vedere cosa sta facendo. Potete anche prendere il disco, una invece il disco potrebbe essere criptato, va bene, tanto sono poche le macchine che usano il disco criptato, e se avete una macchina a disposizione, se avete la macchina a disposizione fisica e potete tirarla giù, ma per tirarla giù basta togliere il corrente, c'è una macchina ad esempio che la sera viene poco utilizzata, se riuscite a passare una notte in compagnia di questa macchina, la fate, la spegnete, poi hanno messo la prassi di protezione del BIOS, nessun problema, togliete la batteria a tappone, cortocircuitato con il vapore, e a quel punto la circolazione è andata a quel paese, la password al BIOS è sparita, rimettete la batteria e partite, e anzi ripartite con dite di fare tutto CD, il CD montato, il disco, vi cambiate la password e usate la macchina è vostra. Ok? Quindi la sicurezza, questo per dire, la sicurezza fisica ci vuole, cioè non è che si può fare tutto in maniera logica. Se avete il disco criptato, qualcosa si può fare lo stesso, più pesante, dovete attaccare il disco a una macchina, fate conto di un altro sistema, attaccate il disco a una macchina virtuale che si comporta come la macchina fisica precedente e poi andate a realizzare cosa fate, mettete la macchina dentro un guscio. Se ne può fare tutti i colori avendo l'accesso fisico. Ovviamente sopra l'hardware ci vuole il sistema operativo. Sistema operativo che deve avere meccanismi di autenticazione e autorizzazione, perché se anche avete la macchina chiusa in uno stanzino, blindato, sicuro l'accesso e così via, però avete il sistema operativo che ha qualche falla nel sistema di autenticazione o di autorizzazione, è finita. Queste sono tutti end, per avere sicurezza dovete controllare tutti i livelli, non è che dite ho fatto quello e va tutto bene. Poi le librerie, il tool del sistema, diventa sempre più difficile perché le librerie coinvolgono grandi quantità di dati e quindi una libreria fallata potrebbe creare pericoli di sicurezza. Tool di sistema, i programmi set user ID, se dentro il programma set user ID hanno usato un test, è possibile violare la sicurezza del tool e fare eseguire il codice come root. Poi ci sono le applicazioni.
che possono essere una cassa dei conti, in particolare quelle particolari applicazioni del sistema operativo che sono i demoni, che sono applicazioni per il sistema operativo, ma rispondono a richieste fatte tramite la rete. E poi c'è il livello più alto e quello più debole, che sono gli utenti. Se l'utente non ha chiaro che cosa sta facendo, quali sono i pericoli, non potete mai avere un sistema sicuro. Cioè, a me è capitato di andare a tempo fa, quello che aveva cambiato la segreteria studenti, quella di San Monica Stella, dove voi vi vedete dal lato della finestra, no? Poi noi per una volta andiamo a fare delle pratiche e possiamo andare dietro. C'erano dei posti con i posti con le password attorno allo schermo. Ora, quelli del Censia, che ogni tanto fanno le cose più male, ogni tanto fate bene, possono aver messo in piedi ogni meccanismo di protezione a non so quanto bit, ma quella, quel posto da casa allo schermo è finita. È lo stesso problema del phishing con la fiaccia, di mandare delle mail in giro dicendo bisogna rinnovare la password, hai superato la quota, e non sapete quanta gente ci casa. Anzi, lo potete intuire, perché se fosse un meccanismo che non funziona non continuerebbe a fare, e tutti noi ne riceviamo un sacco. E a quanto pare funziona, nonostante che alcuni veramente si domandano come possano mai funzionare, che sono scritti per italiani con italiano che nessuno userebbe. Si vede benissimo che è stato fatto dai traduttori automatici con delle cose come... però se lo fanno vuol dire che qualcuno ci casa. Alcuni sono fatti bene, alcuni sono fatti bene, ma la tecnica, se invece di usare criteri tool attraverso la posta che c'è tanto di contene, usato tutte scuole, vedete sorgente HTML, vedete gli indirizzi dove vengono mandati i metodi post. Allora, quando vedete un KC, tenete il solito, guarda qua, è il sito dove manda il post, è .ru, c'è qualcosa che non quadra. Allora, prima di fare questa parte, vi devo specificare che quanto vediamo è solo per scopi didattici. Non provate ad attuare queste cose se non sono niente di sperimentazione chiusa al mondo. Okay. Qui abbiamo fatto qualche scenario un po' storico per far vedere come un utente, un cracker, può entrare in una macchina. Posso anche impersonarmi nella descrizione, qui facciamo così, però è chiaro che è come un narratore, no? Se stessi raccontando il romanzo di un omicidio, non è che questo implica che mi inviti a trovare l'omicidio su qualcuno. Allora, qui ci sono un po' di percorsi e adesso andiamo a vedere il nostro amico. Il nostro amico che sta tentando di attaccare qualcuno. Intanto dobbiamo trovare. Ovviamente mi impersono nel racconto, ma solo ai fini di assi. Dobbiamo trovare un sistema da attaccare. E qui è facile, avete ricevuto un'email, avete. Per esempio, scopriamo che esiste una ditta chiamata Yahoo. Ok. Vediamo se esiste, quindi ping è il primo modo per vedere, guardiamo che cosa se c'è, se è vero, esiste, risponde. Poi se volete ci sono tanti bei tool, per esempio
è un'app che fa l'elenco delle porte aperte. Questi sono anche dei meccanismi che vanno usati, non per, ovviamente per l'attacco, ma fare analisi. Una volta si chiamava SAP, ma adesso l'hanno denominato, che mi fa l'elenco delle fragilità che riesce a coprire in quel sistema. Non applicato agli altri, ma applicatelo se la potete su voi stessi. Ok? Perché questo è importantissimo sulla sicurezza. Gli strumenti che fanno vedere che ci possono essere delle fragilità non devono essere segreti, devono essere più pubblici che si può. Il fraintendimento, non c'è niente di più insicuro di un sistema falsamente reputato sicuro, perché le persone stanno tranquille perché dicono ah, è sicuro. Allora, con Finger per esempio si può sapere tante informazioni sugli utenti. Per esempio chiede root, Finger può dare informazioni utili, per esempio in questo caso dice che esiste l'utente root, ma che root al momento non c'è, quindi non c'è gatto. E può essere, perché se magari root in questo momento è collegato, sta lavorando, magari può notare quando il processo sta il naso, invece se sta dormendo. Ecco, un'altra cosa che fanno spesso è quella di guardare il fuso orario per vedere, di solito anche gli informatici nell'orario che va dalle 2 alle 5 del mattino dormono, ok? No, il dopo cena non è consigliato perché è spesso viene utilizzato. Poi non lo so, questi erano quelli dei miei tempi, oggi non so, magari timbrano ancora il cartellino e fanno 9 to 5. Poi si può andare a vedere degli utenti. Come si fa? Si bombarda dei Finger con una sorta, avete in mente il libro dei nomi, quello che usano i genitori per dare protezione, fare dei nomi e dare il figlio che sta nascendo? Per me che esistono anche questi dizionari elettronici, e ora comincio a vedere gli utenti. A quel punto si può provare su questi utenti a cercare la password. Non sapete quanta gente ha da nome, cognome, la combinazione iniziale del nome e cognome. Le cose migliori sono quei servizi che mi dicono immediatamente se la password è corretta o sbagliata, perché potete tempestarvi. Vi siete mai notati? Avete mai notato che se sbagliate la password ci mette un po' di avere che lo abbiamo sbagliato? Vi ho spiegato perché se lo dicesse subito uno potrebbe bombardarlo di richieste, invece se ci mette 2 secondi vuol dire che per fare la prova successiva deve impiegare 2 secondi, ok? E quindi si dilata il tempo d'attacco. Non sapete quanto passo banale ci siano. Avevo fatto della statistica, ma una buonissima percentuale si prende utenti si prende per passo banale. In un caso che ho seguito personalmente, una signora era particolarmente sconvolta perché avevano indovinato la sua password, che si chiamava Monica, la password era Ashon, cioè lo stesso nome che sto contrario. Vabbè. Le sembrava di aver fatto una pensata colossale. Passaggio successivo è tentare di diventare superutente, e questo è un attacco tipico. Questo è un root incompetente, perché ha messo punto
nell'ordine di ricerca. E punto nell'ordine di ricerca, che tra l'altro l'ha messo prima dell'ordine standard. Quella è una fragilità, sembra una stupidata, ma quella è una fragilità notevole. Infatti, qui vi faccio vedere come si tende una trappola root. Si crea in barra TMP un file di dimensioni enorme fatto dall'utente e in TMP si mette un trojan, un programma chiamato come un programma del sistema che però faccia quello che vogliamo noi. Per esempio ls. Il comportamento tipico di un amministratore è quello di cioè solo posizione root piena cd bar tmc ls, si è fregato, perché quando fa ls, avendo messo l'ordine di ricerca prima su punto, eseguo quell'ls lì e quello eseguibile lo eseguo come root. Cosa pensate che faccia quello eseguibile? Se l'avessi scritto io, cosa gli farei fare? Io avrei fatto una copia di una shell da qualche parte, per esempio in una directory punto 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 all'interno di qualche punto che so io del file system, ed è una copia della shell. Quell'ls fa tre cose. Mette il bit set user ID a questa shell nascosta, in modo che dopo a mia disposizione basta chiamare di metto root, chiamo rootkit, cancella se stesso ma ormai in esecuzione e quindi sparisce la fine dell'esecuzione e fa l'exec di ls. A quel punto il root non se ne accorge nemmeno che fa ls e gli compare ls, ma c'è quell'attimo prima che ha combinato il disastro perché ha messo CH morto modalità set user ID alla shell nascosta. Prossima volta che entro nel sistema guardo che quella shell set user ID e sono root del sistema, okay. E ne è bastato solo aggiungere il punto al file di ricerca e metterlo nel punto sbagliato. Questo serve anche per farvi capire come le fragilità siano abbastanza facile da creare se uno non ha competenza e non sta attento a quello che fa. Quindi questo è il percorso che abbiamo fatto, questo è solo un piccolo esempio. Come vedete, sfruttate delle ingenuità delle persone. L'utente che aveva la password banale, l'amministratore del sistema che ha cambiato il password di ricerca. Quali possono essere i difetti del software? Errori di programmazione, errori temporali, codice maligno. Incominciamo a guardarli. Buffer overflow. Qual è la tecnica? Voi sapete che le variabili locali vengono allocate sullo stack. Ora, cosa succede se voi prendete una variabile locale e la cedete fuori dai limiti della sua ampiezza? Dipende da quali sono i vincoli che avete a livello di libreria o a livello di linguaggio. Se, come ad esempio capita in alcune funzioni del C e nel linguaggio C medesimo, il controllo spetta al programmatore, il programmatore non esperto può creare delle fragilità. Per esempio, se uno usa la funzione getS legge ciò che è dato in input fino al
carcerità fino all'attacco, e non importa quanto scrive after, lui mette nel buffer quello che voi avete dato in input. Questo significa che se avete un buffer di dimensioni sufficienti, quello che scrivete oltre la dimensione del buffer va a sottoscrivere quanto c'è in memoria nelle locazioni successive. E che cosa c'è nelle locazioni successive? Ci possono essere altri dati, allora questo potrà essere un attacco, se rovinano gli altri dati il programma non sa più perché studiare, crolla e è un attacco anche questo denaro service, però si riesce a fare di meno. Se la variabile è una variabile sullo stack, voi sapete che lo stack cresce al contrario, cresce dal fondo della memoria al ritroso. Quindi se voi scrivete un buffer oltre i suoi limiti, andate in sotto c'è prima nello stack. Ma che cosa c'è prima nello stack? Ci sono le altre variabili automatiche, ci sono variabili di parametri della funzione, ma c'è anche il diritto di ritorno della funzione. E se voi cambiate il diritto di ritorno della funzione, potete all'uscita della funzione far saltare un indirizzo arbitrario di memoria, per esempio al codice stesso che voi avete messo, avete iniettato con quella lettura. Quindi iniettate una stringa che in realtà è codice, oppure se dovevate leggere un dato scrivete un dato, ok, e poi dopo la fine stringa è zero, perché non l'ha dato, scrivete altra roba che è codice binario. Poi quando arrivate alla posizione della, che verrà scritta sullo stack dove c'è il punto di ritorno, voi fate un salto proprio al codice che avete inserito. Quindi a quel punto fagli fare quello che volete a quel codice. Non è facile da realizzare perché va fatto un attacco specifico per quell'applicazione, uno deve studiarsi come fa l'applicazione, l'attacco va scritto in codice macchina, cioè macchina, quindi non funziona tra due diverse, diciamo, questo genere. È mirato per quel tipo di processore. È vero che ad esempio se ho un'altra cosa che veramente non è chiara e occorrerebbe spiegarlo a tanti, che come la biodiversità crea evoluzione e rende più sicuro il sistema, avere tutti la gran parte del personal computer di questo mondo che usa lo stesso tipo di codice macchina rende il sistema, rende il mondo insicuro. Se invece ci fossero, perché nella biodiversità, se arriva un qualche agente patogeno che mette in crisi una specie, non fa crollare tutto, si cambia il numero massimo avanti. Se invece siamo in un posto dove c'è una sola specie, un agente patogeno spermina tutti. Se ci fossero tanti processori diversi con tanti codici macchine diversi, in caso di pericolo, per esempio una centrale nucleare potrebbe essere bene che avesse processori tipo A, tipo B, tipo C che controllano quello che fa, in modo da avere di essere resistente ad attacchi mirati su quel tipo di codice macchine, no? Certo. È il centro di controllo sulla sicurezza dei sistemi ed è a Pittsburgh, che è presso la Carnegie Mellon University, e l'hanno istituita dopo i grandi attacchi dei decenni passati, degli anni 90 soprattutto, e (coughs)
ha certificato che molti degli incidenti sono a bassa rotro. Qui fa vedere un exploit, vedete, non vedete, intravedete lassù che c'è lo stack che cresce a ritroso. Non so se voi potete leggere, perché per me è stato. Comunque lo stack qua è questo ritroso. Segmento dato, segmento codice dello stack. Prendiamo ad esempio questo, vedete? C'è un buffer e voi scrivete a buffer di 20. E quindi scrivete, ecco, questo è più chiaro. Avete lo stack, avete il valore di ritorno, argomenti e dati locali. Quando voi leggete ci sono alcune funzioni come queste che sono pericolose. GetS, la strcopy, la sprintf. Infatti queste sono da evitare. In particolare GetS, se provate ad adoperarla, permette un warning del compilatore che dice guarda che sta mettendo il tuo codice è insicuro. Strcopy non vi dà il warning. Comunque ci sono le equivalenti sicure oggi. Perché non vengono tolte? Perché purtroppo c'è molto codice attorno che le usa. Esiste la FGTS che garantisce il controllo dell'ampiezza, la strncopy che controlla l'ampiezza massima, la smprintf che dà l'ampiezza massima del campo. Prendete ad esempio questo esempio che legge il cap. Il buffer si incomincia a scrivere da qui e va verso l'alto. Sono scrive return address e arriva sullo, continua sullo stack. A quel punto, come vedete, return address può puntare al codice stesso. Come ci si difende? Prima di tutto scrivendo buon codice, quindi evitando la radice, evitando le funzioni quelle citate. Un altro modo potrebbe essere quello di rendere lo stack non esecutivo. Hanno provato, ma purtroppo molti compilatori usano funzioni troppo lenti nel suo stack, quindi compilatori molti ne hanno bisogno. Oppure cosa si fa? Proprio pochi giorni fa un mio laureando ha fatto una tesi compilativa di rassegna sulle alternative. Possono essere dei dei tag sullo stack, cioè chi chiama una funzione, cioè il meccanismo per chiamare una funzione viene cambiato, e che cosa fa? Mette un tag casuale sullo stack, chiama la funzione e quando esce controlla se il tag è rimasto invariato. Chiamano canary, canarini, che cantano se è successo qualcosa. Oppure se salvano da altra parte o anche da altra parte gli indirizzi di ritorno, in modo che si sia accorto se sono stati variati. E così via. Si possa, uno dice, ma se usassi Pascal per scrivere il codice, Pascal controlla l'ampiezza dei campi. Sì, ma la controlla sempre, anche quando non ce n'è bisogno. Quindi non è che prendendo il sistema
non è che occorra perdere tutta quella performance per poter avere un sistema sicuro. Basta solo che chi scrive codice sappia quello che fa. Così come mettere pezzi per i compilatori che aggiungono controlli è la stessa cosa che tornare a Pascal. Ci sono meccanismi che, come vi dicevo, mettono stack guard e stack shield, salvano gli indirizzi di ritorno. Però tutte queste cose chiedono ricompilazione delle applicazioni. Non è molto diverso chiedere ricompilazione o chiedere scrittura, perché comunque bisogna ripartire dal sorgente. Esistono altre palliativi che servono per tentare di arginare il problema, però il vero modo per arginare il problema è quello di scrivere codice evitando quelle funzioni che si sa possono generare buffer over. Questo lo vediamo una volta prossima, forse facciamo una cosa, mancano 3 minuti, ci fermiamo qua, quindi ci vediamo giovedì mattina e riprendiamo da qui. Dubbi, domande? Vi ripeto, se volete provare queste cose, fate bene a provarlo, va su vostre macchine, magari virtuali, in un ambiente protetto.